Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Doesn't Matter. Gesù sulla mia maglietta vi guarda. Grazie Daniele, lo farò. E se mi sveglio so che sarà ok. Lampada. Ormai su YouTube fanno video persone di tutte le età. Si trovano gli anziani, gli adulti, i ragazzi, ma soprattutto tanti bambini. Fare video non è così immediato come si pensa. La maggior parte delle persone crede che un video che dura 5 minuti sia stato realizzato in 5 minuti. Invece c'è tanto lavoro dietro. Twisting is optional, but... Beh, non sempre. Questo video ne dura 5 e probabilmente è stato realizzato in 3 minuti. Comunque, queste tre bimbe minchia stanno spiegando come ci sistema i capelli nella bandana. E meno male che ci pensano loro, perché ero disperato fino a questo momento. Ma non vi mostro questo video per risolvere i vostri problemi tra bandana e capelli. Vi mostro questo video per altri motivi. Osservate la lampada sullo sfondo. Mio Dio, si muove! Ci sono i fantasmi! Ma anche no. Semplicemente il povero gatto che ha avuto la sfortuna di capitare in questa famiglia è rimasto intrappolato nella lampada. My cat's in the lamp. Una scena che sinceramente trovo divertente. Ma in un attimo si trasforma in una tragedia. No, 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 no. Dio santo, quanto sono rincoglionite queste tre! No, 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 no. E poi questa cosa fa? Body slam! Oh mio Dio, la fine del mondo! È una tragedia! So che giustamente ci sono un sacco di animalisti tra di voi, quindi ci tengo a rassicurarvi che la lampada sta bene. No. Se volete andare a insultare queste tre bimbo minchia, troverete il link al video originale nella descrizione di questo video. Cose! E ora passiamo ai nostri amici sovietici e andiamo a spiare che cosa fanno i russi. Beh, a giudicare da questo video direi che dovremmo guardare più spesso i video dei russi. Per i più pudici tra di voi vi rassicuro subito, questo non è un video porno ma una pubblicità. Ma di cosa vi starete chiedendo? Beh, lo capirete presto. Tampax, assorbenti interni. Cioè, avete capito, no? Non aveva l'assorbente, quindi lo squalo... Oh, io preferisco queste pubblicità, le classiche che mandano in onda da noi sui pruriti intimi e perdite d'urina mentre stiamo cenando. Girl on fire! E concludiamo questa puntata con l'emblema delle fighe ma stupide. Come detto inizialmente a questo video, ormai fanno tutti i video su YouTube. E si trovano anche video di disadattate che fanno balletti davanti alla porta. E per l'amor di Dio, non c'è niente di male in questo. Ma almeno non twerkare come una deficiente davanti alla porta. Ora, non ditemi come al solito... Daniele, sei cattivo, ognuno deve essere libero di fare quello che vuole! Ma certamente, avete ragione, ma non davanti ad una cazzo di porta! Perché attraverso le porte ci passa la gente. Ma non vi preoccupate, la stupidità non finisce qui. Ricordate le candele accese sul tavolino quando ancora era un tavolino di vetro e non la collezione ritardata di Swarovski? Oh my god! Ecco appunto. Questa scena mi ricorda tanto una canzone. This girl is on fire. This girl is on fire. Il video è finito, spegnete i bollenti spiriti. Sono Daniele Doesn't Matter e se il video non vi è piaciuto... Vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete tutti i link ai video originali che vi ho fatto vedere in questa puntata e soprattutto non dimenticare di cliccare qui per iscriverti al mio canale. L'hai fatto? Grazie. Tu sei una persona buona. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California, e al prossimo video! Andandoci un po' su, non era poi così difficile. Toppa, chi c'è? Per questa canzone hanno addirittura scomodato una celebre youtuber italiana. Che in questi video ballano sempre tutti come se avessero dei calabroni nelle mutande.